Non solo essere belli, ma stare bene con se stessi. Questo è l'obiettivo del convegno organizzato a Salerno per il terzo anno consecutivo dal medico estetico ed omeopata Maria Laura Vinciguerra. Un evento che ha affrontato temi innovativi ed estremamente attuali legati a più ambiti medici. Un'intera sessione era dedicata alla medicina di genere con interventi della Presidente Nazionale dell'Associazione Donne Medico. Attenzione puntata anche sulle tecniche innovative di flebologia e chirurgia vascolare. Io ho voluto riproporre a Salerno, perché Salerno poi alla mia città, ho voluto riproporre a Salerno un convegno di altissimo livello con nomi di relatori veramente eccezionali e che è culminato con la lectio magistralis del professor Donald Craig Wilcox. Quindi un evento che io ripropongo ogni anno, questo è il terzo anno, in effetti sarebbe il quarto, perché il primo anno io ho fatto un convegno sull'alimentazione, proprio perché partiamo da questo presupposto: l'alimentazione è fondamentale per la vita umana, la nutrizione, quindi anche gli integratori alimentari fondamentali per l'essere umano, integratori alimentari che io non finirò mai di dire che devono essere prescritti dal medico. Vengono venduti come prodotti da banco, però è il medico che li deve prescrivere, perché anche la prescrizione degli integratori senza le necessarie carenze può essere dannosa, questo è il problema. Quindi una visione veramente a 360 gradi. Il primo anno si intitolava La bellezza a 360 gradi, l'individuo nella sua interezza con tutte le varie problematiche. Abbiamo affrontato la medicina di genere, la flebologia e la chirurgia vascolare, la chirurgia plastica, la medicina estetica, la nutrizione e l'aspetto psicologico del paziente. Quindi un incontro annuale con questi relatori che provengono da tutte le parti d'Italia. E adesso è dall'estero, abbiamo avuto il professor Craig appunto dall'Università di Okinawa, e che spero si riproponga nei prossimi anni con nomi sempre più importanti, per quanto penso che di più importante sia difficile trovare qualcuno di più importante rispetto a quello che abbiamo fatto anche quest'anno. Il ruolo della chirurgia plastica e della medicina estetica per il benessere psicologico dell'individuo sono stati oggetto di qualificate relazioni. Il ringiovanimento del volto, gli attuali orientamenti nella rinoplastica, ma anche la ricerca della bellezza al maschile e al femminile. Ad esempio, lifting del viso indica un insieme di procedure che ha principalmente l'obiettivo di rassodare e ringiovanire una zona più o meno estesa del viso. Oggi il sollevamento del tessuto non riguarda più soltanto la cute, ma anche le fasce muscolari sottostanti, in modo da ripristinare la tonicità originaria del viso senza stravolgere i lineamenti. E oggigiorno si possono fare dei lifting settoriali, cioè fare o il settore alto, o quello basso, o quello intermedio, insomma si fa un po' quello che c'è bisogno di fare. Quali sono quelli più richiesti? I più richiesti sono i lifting completi, perché anche le persone sanno che il lifting è quello. In realtà poi vengono con un desiderio di sistemare per esempio le occhiaie, e le occhiaie si trattano spesso e volentieri anche con un piccolo lifting ambulatoriale che riporti su tutta la zona che sta qui sotto, che fa così. Quindi spetta a noi dare una soluzione al loro problema. Anche le giovani donne si sottopongono ai lifting? Sempre di più, perché oggigiorno si vuole stare bene, non si vuole aspettare di invecchiare e improvvisamente fare una cosa che tutti si rendono conto che ha fatto. Quindi la vistosità di un risultato diciamo che si evita di cambiare improvvisamente, ecco. E quindi si fanno piccole cose che danno dei bei risultati e aiutano a mantenersi giovani con un aspetto inossidabile. Professore, lei ha come pazienti anche uomini? Certamente, anche uomini si fanno operare. Sono in Italia non tantissimi, perché l'uomo italiano è abbastanza pauroso, però io lavoro anche in Svizzera e lì ce ne sono molti di più, perché la mentalità è un po' più mitteleuropea, diciamo così. Però anche gli uomini hanno interesse a mantenersi in forma. Cosa chiedono in modo particolare? Vengono per le borse sotto gli occhi, le palpebre, questo. Nell'ambito sempre parliamo del viso,
perché poi gli uomini hanno altro genere di problemi, che sia la ginecomastia, cioè se quando compare un po' di seno è ovviamente molto fastidioso, la pancia. Anche lo sguardo ha una sua importanza. I chirurghi plastici intervengono in particolare sulle palpebre, cercando di correggere la stanchezza, l'affaticamento, la pesantezza delle palpebre stesse. Ultimamente ci si è concentrati anche su altre regioni anatomiche che fanno parte dello sguardo, e cioè le sopracciglia, gli zigomi e la zona intorno agli occhi. Bisogna cercare di scendere un attimino dalla cattedra, evitare di fare ovviamente solo ricerca o scienza, e ogni tanto anche adeguarsi a quelle che sono le esigenze del pubblico. Il pubblico ha dei modelli sui quali uno si può anche un attimino adeguare. Lei mi raccontava che ci sono pazienti che vengono da lei e chiedono per esempio di avere gli zigomi come alcune attrici famose. Assolutamente sì, queste attrici sono talmente belle che ovviamente dettano legge, quindi noi dobbiamo un pochino adeguarci a quella che è la moda, e ci fa molto piacere perché attrici italiane sono talmente belle che hanno creato tutta una serie di caratteristiche del volto femminile che viene seguito sia in Italia che all'estero. Sono interventi risolutivi, senza rischi? Sono interventi che in mani preparate, fatti da specialisti in chirurgia plastica, possono dare dei buoni risultati. Ovviamente sono sempre interventi che possono nel tempo essere modificati, e devono essere sempre interventi che quando non piacciono possono permettere al paziente di tornare alla situazione precedente. Altro intervento di carattere estetico molto frequente in Italia è la mastoplastica additiva del seno. Nel nostro paese è il secondo intervento più eseguito di chirurgia estetica dopo la liposuzione. Si contano circa 40.000 interventi l'anno. Solitamente la donna decide di sottoporsi a questo tipo di intervento o quando ha un seno poco sviluppato o dopo magari dimagrimenti e allattamenti. Con questo tipo di intervento noi possiamo ridare un'armonia a quest'area così importante per la donna, con dei risultati, devo dire, sempre più naturali ed efficaci. Sono interventi rischiosi e risolutivi in particolare? Sono interventi, quindi come tali devono essere considerati. Ovviamente tutta la chirurgia estetica spesso è sottovalutata ed è considerata in maniera un po' superficiale da chi la affronta. In realtà, e questo è importante darlo il messaggio, è sempre chirurgia, quindi alla base di tutto ci deve essere un'attenta selezione, un'attenta indicazione. Per quel che riguarda il risultato può essere ottimo, è chiaro che non sono dei risultati permanenti in senso stretto, perché così come per tutte le cose, comunque l'età avanza, la fisiologia dei tessuti cambia, e quindi nel tempo un seno rifatto, che semmai è bellissimo nel primo periodo, può subire alcune variazioni nel corso degli anni, ma direi che questo è anche naturale perché segue un po' l'andare del tempo. Eventualmente poi dopo quanti anni di solito si reinterviene sul seno? Ma questa è una domanda giusta alla quale è difficile rispondere, perché se in passato, quando parlavamo di questa chirurgia e ci riferivamo alle protesi di vecchia generazione, c'era una sorta di scadenza, no? Come se fosse un alimento, cioè 10 anni si cambiano le protesi. Questo dato oggi non è più così definito, perché le nuove protesi, quelle di nuova generazione, hanno sempre di più tolleranza da parte dell'organismo, pertanto non è detto che una protesi impiantata debba essere sostituita. È ovvio che una donna che subisce questo intervento deve farsi controllare, ed è attraverso i controlli che potrà avere nel corso del tempo le giuste indicazioni se è caso o meno di sostituire la protesi oppure poterla mantenere. Nella sessione dedicata alla nutrizione e benessere i presenti hanno potuto assistere alla lettura magistrale Invecchiare in salute, l'arte e la scienza, del professore Donald Craig Wilcox, luminare di fama mondiale, che ha scoperto la variante di un gene direttamente correlata alla longevità. Sostanzialmente lui e il suo team hanno scoperto una variante genica di questo gene che si chiama FOXO3, il quale è in grado, se ben rappresentato nel genoma, quindi nel DNA, di duplicare o addirittura di triplicare le possibilità di durata di vita. Quindi quali sono le ricadute, insomma, in termini di qualità di vita? La possibilità di avere questo fattore protettivo consente di non solo allungare la vita,
ma di vivere più a lungo in uno stato di salute, perché il primo effetto di questo allele è la protezione sul piano delle malattie cardiovascolari e in particolare della coronaropatia. Non tutti però hanno questo speciale fattore protettivo, dunque che cosa si può fare? That's a very good question. Non tutti hanno questo fattore protettivo, possono essere fatte delle cose relative al miglioramento della qualità di vita. E in particolare esiste anche la possibilità di utilizzare degli integratori particolari, in particolare la curcuma, per esempio, gli isoflavonoidi e diverse possibilità, diverse molecole che possono essere utilizzate quotidianamente e quindi per tutto il resto della vita, per cercare di incrementare la protezione naturale che potremmo avere. Substances will upregulate the function of the gene.